Oh, buonasera a tutti dal Locusai Bar. Oggi parlo di una cosa abbastanza scontata. Penso che quello che dirò, questo è l'Old Boy, costa 8,90 euro, sì, è aumentato, dice la redazione. La redazione che ci dice? Dice sì, dice sì. Vabbè. Altra nota dolente, purtroppo siamo stati costretti a ritoccare, non ritaccare, il prezzo di Dylan Dog Old Boy. A causa dei continuamenti della filiera, se lo costa un po' di più. Se non mi ricordo quanto ho pagato l'ultimo Old Boy, forse 7 euro, non lo so, 8 euro, 7 euro, non mi ricordo. Onestamente, comunque 8,90 euro sono circa 9 euro, quindi tra 4,90 euro, cioè tra due Dylan Dog normali, costano 4,90 euro, boh, c'è una differenza tra... Sì, c'è un risparmio di... Diciamo che due Dylan Dog normali costano 9,80 euro. Un Old Boy costa 8,90 euro. C'è un risparmio di 80, di 90 centesimi circa. Insomma. Oltretutto però due Dylan Dog, vabbè. Vabbè, mi sembra che cioè, a questo punto... Ora, naturalmente queste due storie, questo qui va preso. Va preso perché per il motivo che ovviamente qualcuno nei commenti ha intuito, naturalmente l'ultima storia di Ambrosini che è morto da diversi mesi, da qualche mese, non mi ricordo quando. Scusate, prendo il caffè e ovviamente non sapere che non ci sarà un'altra storia di Ambrosini, credo che sia abbastanza pesante, nel senso che Ambrosini era... Vabbè, qui c'è questa copertina di, ora non mi ricordo più, copertina, dov'è la copertina? Supervisione, disegni, dilemma dell'Aragosta, supervisione, dov'è la copertina? Vabbè. Copertina Marco Nizzoli ha fatto la copertina, scusate, ovvio, no, penso si capisca questa copertina. Canale 666, lunga addio, ci sono tutti, l'isola dei mostri, no, l'isola misteriosa, abissi boreali, i vampiri, sono le storie scritte e disegnate da Ambrosini, quindi i vampiri, eccetera, eccetera, quindi Ambrosini. E ovviamente non è che con una sorta di edificio decirichiano dietro, non so perché Dechirico, forse ad Ambrosini piaceva Dechirico, sì, Ferrara, perché vabbè, Dechirico dietro, credo che a questo punto Ambrosini piacesse Dechirico, qui è il treno, eccetera, eccetera, sia sì, un quadro di Dechirico famoso, Dylan Dog che non, sembra un po' che lo stiamo andando a quel paese, questo gesto sembra un po' però... Immagino che sia un gesto da 10, sono le copertine dei copertinisti di... No, ovviamente Ambrosini, insomma, noi l'abbiamo letto da tanti anni, lunga addio, io l'ho letto, passati, cioè, non c'avevo neanche la barba quando lessi lunga addio, insomma. E naturalmente siamo sempre solite parole di circostanza, però pensare che, cioè, parlato dell'ultimo Dylan Dog classico, non ci ho capito niente. Cioè, non ci ho capito niente, nell'ultima ora di Dylan Dog anche, non lo tengo neanche, lo regalo, ma non perché, ma perché non è un voluce che c'è troppa roba, nel senso che non lo strappo, lo regalo, insomma, lo regalo a qualcuno, ecco invece a questo punto, però mentre questa storia va tenuta, perché l'ultima storia di Ambrosini, e questa certamente Ambrosini non è che avesse una scrittura facile, e il disegno sporco, questo sembra un po' la Pateffaria onestamente. Dicevo, parlo ovviamente di un tema che è Kafka. Non questo, io credo ho fatto due video, due o tre video su Kafka. Sono sicuro sulla lettera al padre, sono sicuro sulle metamorfosi, sono sicuro. Il processo, non sono sicuro se ho mai fatto un video sul processo. Dovrei riguardarci, ma non sono sicuro. Qualcuno l'aveva accusato, eccetera, eccetera. Principe, poi il finale morì come un cane, come se la vergogna dovesse sopravvivere. Insomma, alcuni pezzi del processo vi sono a memoria. E naturalmente i fans di Kafka, cioè, Kafka, beh, è un autore. Ora,
più a Flaubert, no? Flaubert, tre racconti. È uno di quegli autori che dirò una cosa abbastanza, sembra strano, ma è più difficile leggere Metamorfosi di Kafka che Il Conte di Montecristo di Dumas. Dumas è un'altra cosa che. Dumas è un'altra cosa che. Perché, come legge a morte di Vanilic, cioè sono testi abbastanza brevi, ma insomma sono testi pesanti. Ogni pagina di Tolstoj di Vanilic è un calzotto nello stomaco. Ogni pagina delle Metamorfosi di Kafka è un calzotto nello stomaco. Sì, è un racconto molto legato alla lettera al padre, perché ovviamente è il padre che uccide alla fine Franz Samsa, cioè Gregor Samsa, scusate, il protagonista. Qui esattamente Ambrosini riscrive un po' la storia di Gregor Samsa con la sorella. Sapete, anche nel romanzo, la sorella si dedica alla musica. Non mi ricordo se al piano o al violino, però Ambrosini ribalta un po' la situazione. Cioè, in un mondo di insetti, la genetica è il protagonista che in un certo senso si trasforma in uomo. Cioè, quello che ora. Parlare di Kafka vuol dire parlare dell'ebraismo, dell'ebraicità, nel senso che chi è nato in una cultura ebraica vede le cose in maniera diversa. Vede le cose in maniera diversa perché millenni di persecuzioni, eccetera, eccetera, ma voglio dire, millenni di persecuzioni, eccetera, eccetera. È ovvio che essere ebrei ha sempre significato una sorta inconsciamente, a livello inconscio, ricordiamo la scena del padre di Freud che viene offeso e insultato per strada col figlio, il signore viennese che gli butta il cappello nel fango e il padre lo deve raccattare in silenzio, mentre questo lo insulta pesantemente. È ovvio che gli insulti, quindi è un senso di essere, appartenere a qualcosa, a una comunità. E oggi siamo allo stesso punto, non è che è cambiato poi tanto, dove l'antisionismo è in realtà antisemitismo mascherato, diciamoci, cioè, voglio dire, non giriamo intorno a questa cosa, è così, l'antisionismo è un antisemitismo mascherato, anzi più che antisemitismo è antiebraismo, perché anche se non leggi i commenti giornali, la gente si sente in dovere dietro l'antisionismo di dire le peggio cose sul mondo ebraico. Perché poi si sentono protetti dal fatto che io non sono antisemita, sono antisionista, quindi la Segre è stata insultata anche lei. Che poi la differenza tra israeliano e ebreo è, ma come fai a spiegare a questa gente? Ma non ci si prova, io non ci provo nemmeno. Ma questa è un'altra storia. Dice, però è ovvio che tutto questo. Gli ebrei hanno vissuto per secoli nei ghetti, quindi è ovvio che questo racconto, le Metamorfosi, lo poteva scrivere un ebreo che per i suoi antenati per secoli hanno vissuto nei ghetti, la storia di Gregor Samsa, rinchiuso in una stanza di cui tutti si vergognano, è una indagine, uno scandaglio nella psicanalisi di un ebreo dell'Ottocento, nel senso del padre, Yahweh, nel senso del padre. Visto come figura biblica del Dio che giudica e ti condanna inappellabilmente, e insomma, tutto questo riscrive Ambrosini. Ora io, naturalmente, se parliamo di Kafka, io. Ambrosini era uno di quelli che capiva Kafka, sembra strano, che ha letto Kafka, perché poi Kafka, come sempre accade, è uno di quegli autori che un tempo si provava anche a farlo leggere nella scuola, oggi nessuno ci prova più perché. Le Metamorfosi, forse per imparare un po' il tedesco, qualcuno lo farà leggere, ma no, ovviamente tipo una storia semplice, Flaubert, le Metamorfosi, sono storie brevissime, se leggete una storia semplice di Felicita, la serva di, che è su un personaggio vero, oppure una storia talmente squallide, deprimenti, che per esempio Flaubert passava da Madame Bovary a Salambò, passava nel senso da un realismo estremo a un irismo estremo. Questa storia l'ho capita, nel senso, cioè, voglio dire, non è, forse è che in un mondo di insetti
Il vero mostro è colui che è rimasto, cioè che si è trasformato in uomo. Ecco, in realtà Van Gogh nei suoi sogni è un... Naturalmente qui sono immagini Franz Kafka, la sorella, eccetera, eccetera. Perché dovete leggere Lettera al padre e Le Metamorfosi insieme, allora capite tutto questo. Capite che Franz Kafka non è... Cioè, io, ragazzi, parlare di Kafka veramente è un autore che mi sbudella dentro, ecco, mi smudella dentro e ovviamente altri autori mi possono più o meno, ma Kafka è uno che ti piglia cazzotti nella pancia, che ti fa vedere il suo budella e facendoti vedere... No, ma poi questi sono i quaderni, no? Le frasi di Kafka sono... Non tutti possono vedere la verità, ma possono essere. dicembre, ieri l'ispettore capo, oggi Der Jude, Stein. La Bibbia è santissima, il mondo è sconcissimo. È ovvio che sia Kafka che Proust. Prusco, l'affare dei Flussi, hanno dovuto, cioè, non è che hanno dovuto lottare, ma si sono dovuti sempre confrontare con l'antisemitismo. E in Kafka, a parte l'antisemitismo esterno, era il difficile rapporto con il padre, in cui un mondo patriarcale, in cui il padre è una figura opprimente, poi neanche... Cioè, era così che lo vedeva Kafka, poi non sa... Cioè, il concetto, tu puoi vedere una cosa in un modo, poi... Come sia veramente non si sa mai, però in questo senso di colpa è perenne e frustrante. Kafka rimane un uomo. La scrittura per lui è un modo per... Non è molto, Kafka ha pubblicato pochissimo in vita, quindi tutte le sue opere sono in realtà, come tutti sapete, pubblicate dai suoi amici post-morte, sono quasi tutte incomplete, sia... cioè sono tutte... Il processo, il castello, America, sono tutti dei frammenti di opere che non sono mai state portate a pieno compimento. Esempio, in America c'è il senso del, cioè è un peccato originale che deve scappare, eccetera, eccetera. L'America come il paradiso, la statua di libertà che ha la spada che ricorda l'angelo che ha cacciato Adamo ed Eva dal paradiso. Insomma, tutto è un profondo ebraismo di Kafka che ritrasforma. Anche temi cabalistici, Kabbalah e Mesorah hanno un significato simile ma non uguale. Kabbalah vuol dire ricevimento, cioè una tradizione che è stata ricevuta. La Mesorah è la trasmissione, è la stessa cosa. No, Kabbalah è qualcosa che ho ricevuto dall'altro, la Mesorah è qualcosa che io trasmetto, cioè qualcosa che io dopo averla ricevuta la trasmetto agli altri. I masoreti, come si chiamavano, quelli che nel Medioevo... mettono tutti i segni diacritici sulla Bibbia e trasmettono, danno la Mesorah della Bibbia rivisitata con la giusta pronuncia, poi vabbè, quella che loro ritenevano giusta pronuncia, nella forma che, Bibbia ebraica ovviamente, non quella romana, latina, eccetera. Quindi c'è sempre un... Kafka fa parte di un esoterismo ebraico. E no, parliamo del fumetto ovviamente, scusatemi, naturalmente qui è una riscrittura della storia di... Gregor Samsa che vive con gli scarafaggi in un mondo in cui si diventa una bestia, un essere. E vi è la riscrittura e Dylan Dog agli incubi sogna ovviamente di essere Gregor Samsa, ma in questo caso da scarafaggio si è trasformato in uomo. È una metafora gurdjieffiana, se permettete, in cui l'uomo è una macchina oppure un insetto, cambia poco in realtà. Il 99% degli uomini che vivono su questo mondo sono macchine o insetti. Gli insetti hanno forme molto elementari di autocoscienza, nel senso che sono delle macchine viventi, sono quanto di più simili alle macchine. L'umanità presuppone qualcosa di superiore, qualcosa che presuppone... Avvicinarsi a Dio in qualche modo, è quello tipo il contadino che va alla porta
In Kafka c'è un tentativo fallito di riavvicinarsi a Dio Padre, però c'è una marcia continua per riguadagnare The Paradise Lost, insomma, di riguadagnare quell'umanità perduta. Guardiamo la porta, no? Che tiene lì, la porta che è chiusa, sono sette guardiani, questa è una metafora cabalistica. Io non lo so, è una storia talmente bella che penso che in questo caso il fumetto acquista il valore di arte. Il disegno ovviamente di Ambrosini ha subito un'evoluzione, ovviamente questi tipi di disegni se li poteva permettere solo lui, ovvio che qualsiasi altra persona sarebbe stata censurata. Quindi si sì, sembra un po' all'Abate Faria questo Kafka. È una storia di questa immagine, insomma, del mistero Kafka, un mistero ebraico, tra l'altro. Kafka non può essere capito se non da ebrei, perché le cose che dice non è che da ebrei nel senso di chi ha un certo frequentazione con certe tradizioni, perché anche leggendo Giuseppe Flavio rispetto agli autori greci, noi capiamo che Giuseppe Flavio ha letto dei libri che non sono della tradizione greca. Lui scrive in greco, però ha letto libri babilonesi, eccetera. Quindi, quando parla di alcune cose, Giuseppe Flavio dice delle cose che fanno accenno ad altre cose che in altri autori non troverete mai. Così Kafka non parla di Kabbalah, ma ne parla sempre, praticamente, di esoterismo ebraico, ne parla sempre. Che ovviamente probabilmente ha avuto origine a Babilonia, con 3B, mi raccomando, Babilonia. L'incontro tra gli ebrei e la sapienza orientale che si è trasmutata nella Kabbalah, sapete anche la trasmissione della Bibbia, nasce probabilmente in Babilonia e poi viene completata con il ritorno del V secolo a Gerusalemme, VI-V secolo, mi sembra, a Gerusalemme. E va bene, però è una storia che è una riscrittura ovviamente. C'è la sorella, ovviamente tutta la storia ma insomma, è il sogno, la psicanalisi. Pensate che nel breve spazio di pochi anni vivono degli ebrei che sono eccezionali, che hanno completamente rivoluzionato nel bene e anche nel male, come Karl Marx, ma Karl Marx sicuramente nel male. La società occidentale, naturalmente per qualcuno, Karl Marx per me è la negatività, mentre per alcuni altri, come Sigmund Freud, c'è un legame stretto tra Freud e Kafka, dicono le stesse cose, e tra l'altro Kafka si rifà un autore francese del 7-800 che è De Sade, ridice le stesse cose ma in chiave meno truculenta, insomma il castello è... Vabbè, ora, lasciate perdere, sono discorsi molto complicati, però la psicanalisi, il castello, l'inconscio come sotterraneo, dove si viene, veniamo in parte rinchiusi tutte le notti, da cui cerchiamo di uscire con i sogni da questo sotterraneo della nostra infanzia violata a volte, nel senso che tutto quello che succederà dopo, questa è una scoperta di Freud fondamentale. Tutto quello che è successo nella mia vita, parlo di me perché io conosco me stesso, è dovuto a quello che mi è capitato tra i 3-4 anni. È stata una conseguenza di quello che mi è capitato allora. È tutto stato meccanico, in un certo senso. Se non fossero accadute certe cose, io non avrei passato mesi, anni negli incubi più tremendi, orribili. Letture selvagge di psicanalisti, la ricerca del misticismo, di cercare una soluzione a mie problematiche anche psichiche, di traumi psichici che ovviamente durante la notte emergevano, di giorno ovviamente venivano cancellati, ma di notte emergevano. Quindi tutto quello che vi è capitato a 3-4 anni influirà, 4, 5, 6 anni, influirà tutta la vostra vita, anche a 80 anni. Ed è terrificante pensare il potere che ha un genitore, pensate al padre di Kafka, Kafka e Freud dicono la stessa cosa. Che ha un genitore di distruggere la vita del figlio, di crearla e distruggere, Saturno che crea e distrugge i propri figli. È
la metafora, il mito, vabbè, torna tutto. Vabbè, c'è un'altra storia, ovviamente io ho parlato di Ambrosini perché che rimanda sempre in chiave kafkiana, il dilemma dell'Aragosta di Russo, disegni di Raiò, di Fattori, sì, giorno della cavalletta, mi ricordavo. Ovviamente la solita storia dello psicopatico che prende di mira il detective e ovviamente fa in modo che venga accusato una serie di delitti di cui è innocente. Diciamo che la parte interessante rimanda sempre a Kafka, che il mondo è popolato di pazzi, di mostri, di insetti, di psicopatici, e questo assicuratore ovviamente trova la soluzione più semplice di farli fuori tutti, nel senso che come un giorno di ordinaria follia, ovviamente. Cioè, il concetto è l'inferno. In questo caso, l'assicuratore, beh, l'aragosta sapete che è un animale che vive dentro il guscio, ma poi, quando il guscio diventa stretto, deve abbandonare il guscio, ritorna una sorta di vermicella e deve crearsi un altro guscio. La metafora non stupida è, ecco, che la nostra percezione del mondo è una sorta di guscio. In un certo senso deve essere rotto il lavoro, l'ufficio, la famiglia, nel senso sono un guscio protettivo, sono tutte cose che non esistono in realtà in pratica, siccome non esiste il lavoro, cioè non esistono fisicamente, sono le nostre proiezioni mentali, è la nostra armatura che ci fa muovere nel mondo, è l'armatura dell'aragosta. Quindi la storia è molto bella anche questa. Io ho parlato di Ambrosini perché ovviamente non lo rivedevo, però anche questa è una storia che merita di essere letta, sicuramente migliore di quella. No, sono due storie, beh, cioè, due storie belle, nel senso che ovviamente, diceva, mi sembra Sartre, l'inferno sono gli altri. Io non credo, gli altri possono renderci la vita ovviamente difficile. Ma io credo che l'inferno siamo sempre noi, anche il bullo, insomma, se c'è un bullo può far leva solo sulle nostre debolezze. Magari il bullo è colui che individua certe debolezze nostre e ci fa leva. La soluzione, che è molto difficile, non è far fuori il bullo, è fare in modo che il bullo non abbia più presa su di noi. Cioè arrivare a un livello di coscienza, consapevolezza un po' più alta, di modo che tu sei un po' più alto il bullo, perché anche queste persone che ovviamente vivono della sofferenza altrui, questa è la seconda storia, diciamo a 3-4 anni non hai difese, se qualcuno ti fa violenza a 3-4 anni non hai difese, quindi te la becchi e te la tieni, e poi passi tutto l'anno in meditazione, psicanalisi, eccetera. Però arrivato a una certa età è ovvio che uno che scopre che tu hai dei lati deboli cercherà sempre è come il judo. A un certo punto devi, secondo lui, la soluzione è veramente difficile, non è facile, fare in modo che questi lati, che lui non abbia più presa su di te. E naturalmente lo vedo un po' sui social, no? Arriva lo Zagorian, dice sei un deficiente, va bene, io non me ne faccio. E quello è il discorso, che ci sarà sempre qualcuno che cercherà di trovare il passaggio, ma se tu non gli dai il passaggio dentro di te, quello rimbalza. Io parlo dei social, che quando fai dei video è ovvio che arriva sempre quello, la Leo deficiente, va bene, cioè, ma il problema è che ovviamente viene giudicato. Naturalmente, se tu hai bisogno ossessivamente e compulsivamente, come alcuni hanno bisogno, dell'approvazione altrui, allora ogni critica ti fa male. Se te hai altri problemi, ho altri, tutta la mia testa che è un mare magno di problemi, figurati se mi metto a litigare con quello che mi viene a dire sei un pirla, sei un coglionazzo, va bene? Neanche li cancello i commenti, insomma, non me ne frega. Cioè, il problema è quando il discorso è tendenzialmente anche rispondergli. A questo punto ho capito che rispondergli è dargli un'arma. Tu gli metti un bel cuoricino e non rispondi, poi se vuole continuare da solo, cioè a questo punto l'hai stoppato, è l'unico sistema per stoppare queste persone, cioè non dare adito, non rispondergli, cioè non rispondi, certo, rispondergli, ma sempre avendo tra quello che appare fuori e quello che c'è dentro ci deve essere sempre un
non bisogna permettergli di arrivare alla parte interna. Quindi anche se ti sputa sul muso, tu ti pulisci lo sputo e fai come Zerlino da Romano, poi quando ci vediamo. No, non so neanche come Zerlino da Romano, lui se le segnava e poi quando capitava il momento giusto se le ricordava. Però, perché l'uomo del medievale è un altro uomo, insomma, aveva il senso dell'onore. Però io credo che basta non farle arrivare la parte interna di te. Quindi queste persone ti devono rimbalzare la parte esterna. Poi ti possono un po' scocciare, ti possono dare fastidio, eccetera. Però tu pensi che queste persone sono, e questo è un po' il concetto, veramente la ragosta, in questo caso psicopatico, ha trovato il modo molto di distruggere tutti quelli, cioè di dimostrare la sua forza, e la trasformazione in insetto, non so, un crostaceo, insomma, comunque qualcosa simile, un insetto. So che gli scienziati nautici mi ammazzeranno, ma io, è ovvio che il problema è sempre anche quello che diceva Manzoni: quando uno fa del male a un altro, in realtà non solo gli fa del male, ma tendenzialmente potrebbe anche peggiorarlo. Poi qui troveremo tanti discorsi, nel senso che chi fa il male stimola nell'altro il desiderio di vendetta. La sola soluzione è non avere desiderio di vendetta, sapere che tra un secondo e l'altro potresti morire, quindi non perdi tempo con queste stupidaggini. E certamente il concetto dell'aragosta, che insomma la nostra vita è una sorta di guscio che ci facciamo intorno, non è banale. Quindi è una storia. I disegni sono molto belli, volume che onestamente va preso. Anche perché non avremo più un'altra storia di Ambrosini. Questa è l'ultima storia di Ambrosini che potrete mai leggere nella vostra vita. Certo, potete rileggere quelle passate, ma non quelle future, con cui mi blocco e vi auguro buonanotte. Questo video penso sia doveroso e doverosissimo, e solamente leggete Kafka, leggete anche se vi dà dei cazzotti nello stomaco, questi cazzotti vi permettono di non trasformarvi in scarafaggi. Lo scarafaggio è una metafora, ovviamente. Però la società in cui viviamo tende a trasformarci in insetti, in macchine, in esseri insignificanti. Non è che io voglio diventare un essere importante, ma io voglio mantenere dentro di me una parte di me stesso che è mia, che è mia. E non arrivo. Non comunico molto spesso, nel senso, le mie idee, ora sì, faccio dei video sui fumetti, ma non comunico poi le mie idee più profonde, perché se tu trovi uno al tuo livello, non importa che il tuo livello sia alto e basso, ma per comunicare devi trovare uno che è al tuo livello. Se il tuo livello è troppo alto, troppo basso, non funziona. È come la chiave deve andare va solo una serratura, non importa che sia la serratura più bella o più brutta, ma ogni serratura c'è una chiave. Ogni discussione ci può avere, può funzionare solo se le persone discutono, ma a parte le persone non vogliono più discutere. Viviamo in un mondo abbrutente, mondo, cioè, va. Non voglio fare il catone, il censore, però un mondo che quello del Medioevo era un mondo brutale di assassini, stupri, eccetera, che era un mondo ovviamente crudele, ma ancora umano. Questo è un mondo che non è più neanche umano. Un discorso un po' complicato che non farò, però pensate che Zerino dal Romano, se prendiamo e Stalino, cioè, Zerino dal Romano era l'esemplificazione della ferocia nel Medioevo, l'anticristo, il diavolo. Però leggiamo le sue gesta e capiamo che comunque era un uomo con le sue passioni più o meno, però capiamo l'umanità. Se leggiamo pure Dieter e Stalin, non riusciamo a vederci neanche un'umanità dietro questo, vediamo delle maschere e non capiamo neanche perché hanno fatto quello che hanno fatto, sembrano dei robot che agiscono per impulsi esterni. Non per un loro offeso, insomma, come capitava in Montecchi, Capuleti, nel Medioevo, Verona, insomma. Sono ovviamente esistiti i Montecchi. Montecchi erano una famiglia che
stava con il Zellino da Romano. I Capuleti erano quelli di Seguaci, di Azzo Est da Ferrara. Ma questa direbbe Jack London è un'altra storia, anche perché il 99% degli italiani non ha la benché minima idea dei rudimenti della storia italiana. Proprio rudimenti, perché è molto difficile la storia italiana, perché è regionale, cioè non è una storia di nazione, è una storia in cui la città di Ferrara ha la sua storia, la città di Mantova un'altra storia, la città di Venezia un'altra storia. Quindi se fate la storia dell'Italia del 4-500 è un casino pazzesco, perché ogni città ha la sua storia, con ordinamenti politici completamente diversi da città a città. Siena non è Firenze, Pisa non è Siena. Quindi essere esperti di storia italiana è una cosa infinitamente difficile, soprattutto, e vabbè, questo sarebbe veramente del Jack London, è un'altra storia.